contatto con gli ascoltatori diamo il bentornato al presidente di ADICI, Distretto Calza Intimo, un'associazione che riunisce produttori di calza intimo, Alessandro Gallesi. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che per mandare sms e messaggi WhatsApp il numero da digitare è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi ancora ricordiamo anche che siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuove Tempo Radio, come lo siamo su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, come sta andando, come va la calza, l'azienda della calza, presidente? Beh, allora, l'azienda della calza è dell'intimo, perché è vero, anche intimo, giusto? Ma, guardi, faccio questa precisazione perché evidentemente io sono convinto che noi siamo il distretto della calza, anche perché riconosciuti legislativamente dalla Regione Lombardia come distretto di Castelcofreddo della calza, ma negli anni si è sviluppato un'altra tipologia di prodotto, pur sempre con la stessa tecnologia, che è appunto l'intimo seamless, diciamo senza cuciture. E dall'intimo seamless poi si è passati all'abbigliamento tecnico sportivo, athleisure, e è diventato via via una componente sempre più importante di questo territorio, quindi è giusto catalogarlo come il distretto della calza e dell'intimo seamless, perché ci sono primarie aziende nazionali e internazionali di questo tipo di prodotto. Come sta andando? Diciamo discretamente, anche se storicamente i mesi di marzo, aprile sono mesi vuoti, perché ovviamente si è terminato quelle che sono le ultime consegne dell'inverno, consegnate alla primavera, che è comunque sempre, almeno nella calzetteria, più fiacca rispetto chiaramente all'inverno, ma questo è il momento in cui si ricomincia a produrre per la prossima stagione, quindi per le consegne che andranno da luglio nel centro nord Europa fino a settembre qui da noi o nei paesi più mediterranei. Certo. Anche perché noi siamo fondamentalmente export oriented, quindi certe tempistiche le leghiamo sempre. Esatto. Ma poi infatti stavo cercando, presidente, corregga se per caso commetto degli errori, magari qualcuno dice qualcuna in particolare, io le calze le sto comprando in questo periodo, sì, ma tu le compri in negozio, supermercato, quello che è, ma il negozio e il supermercato sono stati riforniti prima. Il presidente di ADICI sta parlando a nome degli imprenditori, quindi sì, sto c'è un anticipo rispetto a quello che intendiamo noi sempre della produzione. Mm-hmm. Chiaramente la produzione di quello che la consumatrice troverà in negozio a settembre in Italia viene prodotto a maggio, giugno, ecco c'è sempre parte, ma aprile, diciamo, i tempi sono un po' freschi. Perché è vero è che adesso cominciano magari a mettere la gonna al posto del pantalone, quindi c'è l'uso della calza, però la calza è già stata prodotta e fornita. Presidente, quindi un mercato che però è cambiato molto da quello che abbiamo capito dai precedenti incontri che abbiamo avuto con lei, cioè è molto più fast, concedetemi il termine americano, però bisogna essere proprio molto più rapidi. Arriva l'ordine e tu devi essere pronto a darlo praticamente, cioè non si riesce più a programmare come una volta, come un 10 allora, anni fa, 20 anni fa. Era così già prima della pandemia. La pandemia ha chiaramente aumentato questo modello di velocità tra ordine e consegna, dovuto all'incertezza del cliente, chiaramente, perché quello che cambia la tempistica è proprio il fatto che il cliente vuole sapere che quello che ti compra poi lo vende a sua volta, e quindi ci sono stati dei momenti di incertezza forti negli anni appena trascorsi, ma in generale è cambiato proprio il tempo tra quello che era l'ordine famoso definito prestagionale, cioè quello in cui da marzo a maggio, quando lavoravo per un'azienda qui del territorio, era il periodo in cui si andava in giro per l'Europa a raccogliere gli ordini prestagionali, e adesso in cui gli ordini arrivano, diciamo,
più ritardo rispetto al passato, arrivano con tempistiche di consegna più brevi e questo chiaramente mette un pochino più in difficoltà i produttori. Devo dire che questa cosa, se la guardiamo da un altro punto di vista, ci avvantaggia rispetto alla produzione orientale, perché è chiaro che ordini più piccoli con tempistiche di consegna più rapide, magari ripetuti, quindi non più il grande ordine che viene messo in giacenza e via via smaltito, ma ordini con quantità più, perché un'altra delle problematiche è quella della giacenza di magazzino. È chiaro che il magazzino è capitale immobilizzato, no? Certo. E quindi ci avvantaggia, perché l'Oriente, e io non parlo solo di Cina, nel nostro settore relativamente, ma in generale l'Oriente, ha l'est del mondo, quindi l'Asia, Turchia compresa, non dimentichiamocela mai, e queste capacità non le ha di rispondere in tempi così rapidi, e quindi questo alla fine finisce un po' col privilegiarci. È chiaro che questo però da parte delle aziende ha imposto via via una serie di cambiamenti proprio interni, di modo di lavorare, anche culturali, rispetto a un passato in cui, che è quello che ho un po' vissuto io professionalmente, in cui a fine aprile, a inizio maggio avevi già tutto pianificato fino a dicembre, no? Quindi si andava in produzione senza cambiamenti, senza scostamenti e così via. Adesso la parola ferma. Un mercato più isterico, anche lì mi conceda il mercato termine. Più isterico, come d'altronde è diventato anche tra virgolette più isterico il consumatore, perché banalmente vi dico, provate a pensare, vedere un negozio in un centro commerciale per 4 mesi sempre con la stessa cosa esposta, non invoglia più il consumatore ad entrare. Ormai ci siamo tutti abituati a vedere con arrivi di nuova merce 4-5 volte durante una stagione, e questo è anche una strategia, perché evidentemente invoglia il consumatore a entrare più volte in un negozio durante una stagione in cui io ricordo quando ero più giovane che andavo a fare l'acquisto degli abiti all'inverno, ci andavo a settembre, ottobre, e non andavo in nel negozio fino a che non cominciava l'idea di comprare per la primavera, no? Quindi è cambiato davvero l'atteggiamento, e tutto questo banalmente si riverbera sul produttore, perché poi alla fine è il produttore che permette a chi distribuisce la merce al consumo di poter avere queste strategie di marketing. Certo, certamente. E poi c'è insomma sempre più prepotente anche, credo, la generazione digitale, che purtroppo è abituata così, cioè qualsiasi cosa chieda è abituata ad averla subito. Sì, tenendo conto del fatto che le cose materiali richiedono un tempo di produzione, anche di consegna, di trasporto, eccetera. Sì, questa velocità, come le dicevo, alla fine cosa consente? Consente a alcune realtà di far fronte a questa richiesta continua con tempistiche brevi, di trovare delle soluzioni che sono, a mio avviso, poco accettabili. Vi faccio un nome, anche se non sapete, non sono abituato a fare nomi. Nel campo dell'apparel, cioè dell'abbigliamento, esiste una piattaforma che è stata definita da chi se ne occupa con continuità ultra fast fashion, quindi non siamo più nel fast fashion, siamo nell'ultra fast fashion. Una piattaforma che si chiama Shein, cinese chiaramente, offre una quantità di prodotti durante una stagione impressionante a prezzi stracciati, si sforza con varie iniziative che chiamiamole greenwashing o greenashing o quello come volete, di raccontarsi un pochino meglio di quella che è. In realtà dietro tutto questo c'è ovviamente una situazione di illegalità o comunque di mancanza di trasparenza enorme, e quindi è chiaro che da un certo punto di vista, come ha detto lei, c'è un discorso di consumatori che si è abituato
non l'ha scelto lui, fondamentalmente è stato abituato ad avere questo tipo di disponibilità immediata e continuamente in mutazione, e dall'altra parte chi si è adeguato per poter dare questo ai consumatori, in mezzo c'è chi produce. Ora capite che un produttore che rispetta le regole, i diritti dei lavoratori, i salari, gli orari, rispetta le norme di ecosostenibilità, la trasparenza, non può essere al servizio di queste piattaforme, non può esserlo, e queste piattaforme devono trovare il loro spazio produttivo in altre realtà, e diventano poi dopo i nostri grandi competitor, evidentemente. Devo dire che nel settore della calzetteria, e anche dell'intimo un po' meno nell'intimo, il fenomeno comunque dell'acquisto online non è così eclatante, perché sono ancora prodotti che bisogna conoscere, non è che bisogna provare, che uno va con una donna, va, prova i collant e poi dice no, non mi vanno bene, ma conosce il negozio, conosce le marche, conosce la signora che gliele dà, e quindi l'acquisto, certo, se volete online, io lo posso fare sul paio di scarpe che conosco, di quella marca sportiva che conosco, che magari sono andato a provare in un negozio e so che mi vanno bene, li compro online. Oppure le posso fare su un paio di calze che già ho comprato, che già conosco, di quella marca, ma non è ancora così impattante per il nostro sistema della calzetteria e dell'intimo l'online. Magari c'è in alcuni segmenti più leggeri, più piccoli, come può essere l'oversize o le calze sanitarie, ma perché si conoscono, quelle sono state provate, sono state utilizzate, in questo caso l'acquisto online è su un prodotto che è già conosciuto. Certo, certamente. E quindi è una cosa. Allora, io direi di fermarci un attimino, magari con Alessandro Gallesi, che è presidente di ADC, Distretto Calze Intimo, ci troviamo tra un paio di minuti. Io poi le chiederò anche magari su quali attività si sta impegnando. Certo. E, insomma, appunto, tra un paio di minuti torniamo in diretta con Alessandro Gallesi. Con Alessandro Gallesi, presidente di ADC, Distretto Calze Intimo, stiamo in diretta, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Un mare di messaggi che adesso andremo a leggere anche, presidente. Ecco, su quali attività si sta impegnando ADC in questo periodo? Beh, allora, qui colgo il fatto, colgo l'occasione per collegarmi poi a un discorso che ha fatto anche il direttore del Centro Servizi Calza l'ultima volta che è stato da voi, che riguarda la formazione, la mancanza di tecnici, la mancanza di ragazze da inserire nelle aziende, a vari livelli, non solo i tecnici. Infatti noi conoscevamo già questo discorso perché ce l'aveva fatto lei, appunto. Ma perché? Perché stiamo lavorando in in sinergia, diciamo, perché è un problema che riguarda tutti. In realtà su tante cose stiamo lavorando in sinergia con Centro Servizi, ci siamo impegnati in incontri con realtà, in questo caso Forma, che è una esplorazione che ha fatto il Centro Servizi. Io con Vici abbiamo fatto un incontro a Brescia con ITS Macchine Annonati, in modo tale da avere più possibilità da esplorare, perché il problema è grande, e quindi insomma, avere più opzioni consente di avere, anche perché lo sa anche lei, il distretto è in parte bresciano, cioè in parte, ormai sono più di 10 paesi bresciani del distretto, anche se non nei 15 paesi storici del distretto sono solo 3, però in realtà il distretto è molto più grande adesso, quindi banalmente, senza fare nomi di aziende, mandare a Carpenedolo, Acquafredda o a Montichiari o a Ghedio, Visano, eccetera eccetera, ci sono importanti aziende, quindi anche il lato bresciano va considerato, e quindi aver fatto questo lavoro sinergico su due strade possibili aiuta anche forse a è un po' come se io mi
nella mia vita privata dicessi quello è l'unico negozio che conosco e vado sempre lì. Certo, se ho due opzioni magari ho modo di valutare quale sia la migliore. Poi c'è una sinergia, cosa che ci aveva detto anche tra l'altro Mauro Morandi. Sì. Assolutamente sì. Mm-hmm. Dopodiché le dico cosa ci stiamo impegnando. Io ho incontrato recentemente due realtà diverse, importanti, molto importanti, per quel che riguarda il discorso del riciclo dei filati che si usano nella calzetteria, nel seamless, uh-huh, e la loro possibile, il loro possibile inserimento nell'economia circolare, dove per inserimento nell'economia circolare significa recupero, riciclo e non destinazione inceneritore, per essere sintetici. C'è un limite proprio oggettivo nei filati che utilizziamo noi, che quasi tutti sono abbinati nella loro costituzione proprio meccanica all'elastomero. E quindi questo li rende tecnicamente non riciclabili, o comunque riciclabili solo parzialmente e così via. Sì. Però pare che ci siano, insomma, è quanto mi hanno detto queste due grandi strutture, questi due grandi gruppi, ci sono dei brevetti in questo momento che riescono tecnicamente a scindere il filato di nylon dall'elastomero e quindi riportare il nylon ad essere non più abbinato all'elastomero, e questo apre delle possibilità all'inserire il prodotto nell'economia circolare di riciclo. Le dico anche una cosa, è chiaro che poi è un problema molto complesso, perché si parla di scarti di produzione, si parla di filati post-consume, cioè nel senso già utilizzati, ma in questo caso dove li verranno trovati i prodotti già utilizzati, no? E quindi banalmente io vi faccio una domanda: una signora che decide di non gettare una calza perché l'ha usata, perché si è rotta, perché dove la getta? Certo. E capisce che c'è un percorso molto ancora sulla differenziazione. Potremmo aprire un capitolo, parlarne e litigare addirittura per settimane, Presidente, per cui le leggo i messaggi, mi scusi se la incalzo, ma sono tantissimi e abbiamo poco tempo, magari ne leggo un paio alla volta. Gallesi: ma il PNRR non riserva niente al tessile? Poi il direttore di CSC ha detto che è intenzione loro di collaborare, questo l'abbiamo già detto, quindi mi leggo un altro ancora. Lei ha detto una volta che i giovani parlano in un'altra maniera. Gallesi: scialla, perché siamo brasatissimi, abbiamo fatto splatting, del resto non sopportiamo in Maranza. Sì, qua ha fatto anche un esempio allora, è vero, io non ho capito niente di questo, sì, spero di non aver detto io parolacce, malgrado, no? Sì. Allora, no, comunque partiamo dal discorso del rapporto con il centro servizi. Il direttore del centro servizi ha detto una cosa giustissima, e ribadisco che anche da parte nostra c'è la piena volontà a collaborare e valutare poi dopo eventualmente come instradare questa collaborazione, perché diventi strutturale e continuativa, organica. Adesso, non essendo io solo che decide, vi anticipo quella che è la mia volontà, la nostra volontà. Per quanto riguarda i giovani, non è che parlano, comunicano, che è una cosa un po' più complicata, cioè nel senso, sicuramente usano dei termini che noi non usiamo e che non sono nel nostro lessico abituale. Sempre fatto i giovani, ai nostri tempi c'era la sfitinzia, cioè, il ferro, sì. Io sono più vecchio di lei e quindi da me c'era il Matusa. Anche il Matusa, sì, bello, c'era anche me. Però quello che fanno è che comunicano in modo diverso a noi. Io quello che ho detto, che voglio dirvi ancora, è che i giovani, ad esempio, banalmente su WhatsApp non usano gli emoticon. Quello che io vedo, chi usa gli emoticon, io ci faccio caso alle cose dopo, no? Quindi conosco qualche ragazzo adolescente così che mi manda dei messaggi, sono tutti messaggi brevi, scritti, non usano i vocali,
sì. scritti comunque diventa QMQ e CMQ, esatto, no? Pochissime lettere, pochissime parole senza emoticon. Quando ricevo 42 emoticon con i cuoricini, con gli abbracci, con le cose, dico allora te sei dai 50 in su, sì, sì, ecco, esatto, come Facebook è da vecchi e così via. Quindi i ragazzi comunicano in un altro modo, usando termini diversi, ma soprattutto canali diversi. Cosa vuol dire siamo brasatissimi? No, vabbè, lo vediamo un'altra volta. Allora. Siamo brasatissimi vuol dire siamo a posto, siamo cotti, cioè nel senso. Siamo pronti. Vabbè. Allora, si dice che non si trovino lavoratori, ma siamo i meno pagati d'Europa e viviamo nella nazione con carburanti e tasse più alte. Vediamo ancora, è cambiato il governo regionale ma nessuno si interessa di noi produttori di calze intimo, lei fa il possibile però i vertici politici niente. Allora noi dobbiamo partire da un concetto e questo è importante, è ovvio che certe tematiche che sono nazionali come il livello degli stipendi, il livello del cuneo fiscale, il costo dell'energia, in questo momento addirittura l'acqua, perché c'è un problema anche di acqua, perché grazie a Dio sta piovendo, in parte le risorse idriche si stanno rimpinguando, ma fino a pochi giorni fa sembrava che saremmo andati incontro a una carenza d'acqua nei prossimi mesi estivi, no? Ecco, l'acqua ha un costo e ci sono alcuni passaggi della nostra filiera che ne usano tanta di acqua. Quindi anche il recuperare l'acqua post utilizzo industriale è un altro dei grandi temi. Per quanto riguarda invece il discorso che la politica non si occupi del settore del tessile e dell'abbigliamento locali, in questo momento devo dire a Castelgoveto sono venuti importanti rappresentanti della politica italiana, no? Senza fare riferimento a nomi, ma sì. Siamo del territorio, quindi sappiamo chi è venuto. Io mi auguro che non sia solo una passerella di campagna elettorale, vale a dire, in questo momento c'è una situazione amministrativa, ecco, io mi auguro che questi politici poi non dimentichino il distretto. Come è successo in passato, io non sto parlando di situazioni attuali, eh? Passato questo è successo e mi auguro che sia la volta buona. Speriamo. Che ci si voglia occupare seriamente di questo territorio. Allora io le leggerei i messaggi che sono avanzati, che aprono diversi capitoli ma sono legati. Allora uno dice vabbè, ma le detti siti che vendono porcheria e inquinano il mondo cervelli, lì anche lì potremmo tornarci un giorno, presidente, perché per esempio lei ha detto si vende di tutto ed in maniera estremamente variabile. Ho capito a quale portale si riferisce. Per esempio, se tu ad occhio una cosa comprala subito, perché tra un mese non la trovi più, però c'è anche questo discorso. Assolutamente, anche, sì, c'è il problema, anche per certo. Cui o fai una grandissima fatica a trovarla. Allora, per favore, secondo lei ci rialzeremo o resteremo nel fango causa politica, fatta incapace o collusi, eccetera, eccetera? Vabbè, questo parere negativo. Ma il mercato ha ripreso quota. È vero che mancano operai e personale sanitario specializzato? Si calcola, anche oggi si riferisce ad un allarme, 10 medici al giorno in Italia si licenziano e se ne vanno all'estero. Già sono pochi, allora, per esempio, ma questo è un soprattutto per una questione di orario oltre che di stipendi in questo caso. Sì, è vero, cioè, ma io banalmente per chiudere questo capitolo, anni fa vi ricordate che è stato deciso il numero chiuso a medicina, sì, no? Sì. Perché tutti volevano fare i medici, almeno sembrava così che ci fossero. Sì, i sembrava pool. Che fossero. Ecco. Dopodiché a distanza di una decade, due decadi, scopriamo che non abbiamo più i medici. Ora, queste sono le strategie a medio-lungo termine che vengono fatte nel nostro paese. Adesso tolgono il numero chiuso a medicina, ma il danno è fatto. Esatto. Perché sono 6 anni per medico generico, più altri anni in specialità, quindi è voglia. Sempre che uno sia in corso, tra per fare il percorso di medicina in Italia servono 9 anni, no? Ora capite che qualcuno mi dovrà un giorno spiegare perché negli Stati Uniti tu diventi medico con 4 anni, perché il primo anno tu sei già in reparto pur da aiutante, schiavo, quello che volete, ma cominci già a operare nei reparti, e perché in Italia ci vogliono 9 anni.
Ora, c'è qualcosa che non va anche nella nostra struttura di formazione del personale? Dopodiché dico, io ho fatto 9 anni di università, ne ho fatti 6 per altre facoltà e così via, e prendo uno stipendio che è la metà di quello che si prende in Irlanda. Non so, e poi magari lavori 50 ore di fila. No, anche l'ho detto Irlanda perché parliamo dell'Irlanda. Sì. Un medico in Irlanda prende il doppio di quello che prende in Italia. Questo non solo i medici, anche negli altri lavori. Ora, certo, allora, quelli che prendono di meno sono i politici, perché prendono di meno i nostri, questo è vero. Allora, ma i sindacati continuano a scioperare perché non ci sono posti di lavoro. Mi dica dove sta il giusto. Le leggo ancora la Miro, perché non ha mai detto qualcosa di falso. Quando diceva che la calza doveva cambiare, è cambiata. Quando c'è la crescita della produzione, è vero. Pertanto lei è una persona veramente seria e rappresenta una categoria importante. Infatti noi sapevamo, grazie a lei, sappiamo spesso in anticipo quello che poi succede. Il governo si interessa un poco del settore della calza, si interessa un poco del settore della calza perché la Lombardia è la capitale della calza in quasi tutto il mondo, è vero? Le chiedo. Allora, il governo è a Roma, sì. Lo sappiamo che il governo è a Roma. Io credo che il nostro referente deve essere Regione Lombardia, perché se ci sarà la possibilità di un'interazione con Regione Lombardia di buon livello, credo che si possano fare cose ottime per il distretto. Che il governo di Roma si occupi del distretto della calza, sì, può essere che magari venga fatto un tavolo, io non lo escludo, però vedo molto di più come nostre referenti le istituzioni regionali e locali, perché hanno conoscenze più dirette, sono più vicine, sono anche culturalmente più affini, quindi sicuramente, ecco, il discorso dei sindacati e dei posti di lavoro che ci sono ma non vengono occupati è un discorso complicato, vale a dire, la mia domanda è, che mi faccio, è troppo comodo dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, è troppo comodo che dire che i salari non sono quelli, cioè è tutto vero, cioè, a parte i giovani che non vogliono lavorare, vabbè, che possiamo parlarne. Il problema mio è, noi stiamo offrendo ai ragazzi quello che loro si aspettano di trovare? Vale a dire, il nostro sistema del lavoro è ancora strutturato su metodologie vecchie che non sono più adeguate, perché fatemi capire, al di là dello stipendio, quello che trova un ragazzo andando a lavorare a Londra, pensate che sia solo lo stipendio? Secondo me no. Certo. Secondo me no, certo che è anche lo stipendio, però deve anche vivere lontano da casa, deve anche vivere in una realtà diversa, probabilmente con solitudini di un certo tipo. Probabilmente entra in un mondo del lavoro che è più affine a quello che lui si aspetta nella sua vita. Evidentemente. Allora, siamo in chiusura, c'è ancora un messaggio lungo, glielo tengo per la prossima volta, non facciamo più in tempo. Noi ringraziamo tantissimo Alessandro Gallesi, presidente di ADICI Distretto Calza Intima. Grazie a voi. Grazie.